Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi voglio farvi una domanda. Esiste uno zaino Daily Pack con il quale, oltre alle attività giornaliere e quotidiane, all'occorrenza con determinati accessori e accortezze, possiamo usare per passare un weekend nel bosco, più giorni nel bosco? Andiamolo a vedere insieme. Eccoci ragazzi, allora andiamo un po' a parlare di questo zaino. Per chi non l'avesse visto, c'è il video dell'escursione a Re di Castello, dove vedete abbiamo passato 2 giorni con Andrea in montagna, quindi abbiamo dormito in tenda e poi abbiamo affrontato l'escursione. Quindi già in quel video lì avevo portato questo zaino, quindi potete vederlo sia nel giorno in cui avevo caricato il materiale e ho dato un po' le spiegazioni, sia nel giorno successivo quando ho affrontato l'escursione. Quel giorno però non avevo ancora tutti gli accessori di cui volevo disporre e come volevo, diciamo, accessoriare questo zaino. Oggi ne ho alcuni, manca qualche pezzettino, però vi faccio vedere come questo zaino Daily Pack, che io ho preso come zaino da backup da portare insieme allo zaino Savotta L quando faccio escursioni di più giorni nel bosco, anche impegnative in inverno eccetera, quindi questo zaino, se vedete anche nel sito della Savotta, ha la capacità di poter essere arrotolato, attaccato al fianco, sopra, sotto, dove volete, dentro, comunque di essere portato come zaino di backup. Infatti arriva senza un vero e proprio schienale all'interno, proprio per essere, che è un accessorio che si può comprare in seguito, proprio per essere, diciamo, più flessibile, per poter essere arrotolato e portato come zaino di backup. Però è uno zaino che nasce come daily pack, quindi attività quotidiane, si può portare al lavoro, si può portare per un'uscita, un viaggio, durante una visita a una città. Per questo io l'ho voluto prendere nero, perché sì, va bene a bosco, ma va bene anche per la vita di tutti i giorni. Poi l'ho accessoriato questo zaino, no? Quindi oggi con voi vi faccio vedere come l'ho accessoriato qualora decidessi per un'escursione barra pernotto anche nel bosco di portare questo zaino. Ok, quindi lo zaino da sé è molto piccolo, è molto semplice, fa da sé che necessita di strumenti aggiuntivi per poter portarsi dietro il tappetino, la coperta, gli accessori extra, quindi che servono quando uno decide non solo di fare l'escursione ma di dormire nel bosco. Come ho allestito io questo zaino per un'ipotetica uscita di più giorni? Innanzitutto pentolini, ok, per cucinare, perché ovviamente abbiamo detto che pernotteremo nel bosco, quindi faremo una cucina da campo. Quindi questa gavetta con all'interno stoviglie, eccetera, eccetera. Quindi ho guanti per lavorare la legna. Gavetta per cucinare, questo piccolo moschettone che ho messo appunto per attaccare accessori extra. Qui vedete al fianco porta borraccia
nell'escursione sempre dell'altra volta, qui è modulabile questo portaborraccia, quindi cerco di farvelo vedere meglio. Si può allargare anche tramite queste fibbie, aumentare lo spazio, allentare con questi stringicorda e ci può entrare tranquillamente anche la grail. Ok, ne ho messo uno, potevo metterne due, ne ho messo uno perché ne ho messo due? Uno perché dall'altro lato ho messo la mia accetta, che appunto, siccome ho deciso di bivaccare nel bosco, ho bisogno di uno strumento o un grosso coltello per processare la legna, o un'accetta come questa, di cui poi vi parlerò in un'altra recensione. Anche qui stringi corda, quindi qui ci ho messo l'accetta, ma ci potevo mettere una sega lunga, la gava per esempio che ho, o altri strumenti, bacchettine da trekking, cavalletto appunto per le riprese. Sta a voi, insomma, comunque avete capito che con questi e gli attacchi molle si può sfruttare questo spazio, o appunto una borraccia aggiuntiva qualora non ci sia molta acqua nelle vicinanze e dovete fare una scorta prima. Poi sotto tappetino che ho legato con due cinghiette accessorie, tappetino in schiuma appunto, che ho legato con due cinghie accessorie che ho preso sempre della Savotta quando ho preso praticamente lo zaino. Dunque questa parte sotto ai lati è completa. Cosa ho fatto? Ho sfruttato la parte sopra, superiore. Con cosa? Ho realizzato queste fibbie di cuoio, ok? Realizzate interamente a mano, le ho realizzate io, che siano compatibili appunto con attacchi molle. Le apro in questo modo, quindi un po' old school, un po' vintage, se vogliamo, no? Le apro in questo modo e ho portato praticamente qua una coperta di lana e al suo interno ho messo anche un telo come questo, un telo che trovate ovunque, anche nelle ferramente, un telo che serve per un riparo di emergenza o comunque per la costruzione di un rifugio, ok? In poco tempo, diciamo, agli occhielli, un telo occhiellato che potete trovare ovunque. La coperta l'ho portata sia per aumentare il volume, per farvi vedere questa cosa, per esempio può essere sostituita da una parte della LAVU, dal poncio tenda della LAVU o comunque da altri sistemi, una tenda completa con bastoni eccetera, magari dovete trovare quelle ultraleggere o comunque non voluminosissime, ok? Però per farvi vedere ho montato anche il volume. Ok, poi lo zaino a questo punto è così come lo vedete, ok? Vedete? Lo zaino Savotta Yakari S è uno zaino che va dai 20 ai 30 litri, quindi ha un minimo di capacità di espansione. Di aggiuntivo cosa ho preso? Ho preso questo, che ovviamente ragazzi la perplessità di molti che mi avete chiesto è se questi spallacci, essendo molto semplici e senza imbottitura, fossero anche confortevoli. Io l'altra volta ci ho camminato per 7-8 ore. Ovviamente lo zaino era carico per l'escursione, perché eravamo arrivati nel campo vicini con la macchina, poi siamo partiti il giorno dopo. Aumentando il carico, diciamo che sono stato tentato comunque di prendere qualcosa che gli desse un minimo di imbottitura, così ho preso questi. Praticamente sono degli spallacci modulabili, ok? Quindi che, con i quali ovviamente potete accessoriare il vostro Savotta Yakari S, ok? Sono della Tasmanian Tiger, sono in cordura 700 denari, ok? Comodi, hanno uno strappo, un velcro e si piazzano praticamente sullo spallaccio, quindi lo mettete qua e vi dà un minimo di comfort in più. Lo spessore non è enorme, però devo dire che comunque aiuta.
e ho preso questi. Questi qui, ragazzi, sono un po' difficili da trovare, ok? Io li ho presi su un sito tedesco che si chiama TacWorks. Comunque lo metto il link in descrizione, ok? Secondo me vale la pena, perché sono oggettini che comunque fanno comodo in questo caso per migliorare lo zaino. Poi lo zaino, a questo punto siamo qui, vedete, lo apro, cosa ho stivato? Ho portato un poncio tenda aggiuntivo, ok? Perché comunque stavolta ho portato un telo, qui ho portato anche un poncio. Vedete che al suo interno ancora comunque c'è dello spazio per mettere magari il cibo per un giorno e mezzo, due giorni. Ovviamente non è che ci entra il cibo per una settimana, ok? Per fare quell'attività ci vuole uno zaino ovviamente più grande. Qui parliamo di uno zaino comunque di 30 litri. Ho portato una keffia o shamag, del nastro isolante. Qui vi avevo fatto vedere l'altra volta, c'è una tasca interna dove potete stivare, per esempio io delle posate, la Victorinox Spirit, e ho portato anche una torcia, o comunque ci entrano anche più torce, insomma. Sto aspettando una piccola taschina accessoria da mettere al fianco. Ho portato anche della corda. E ovviamente, ragazzi, il bello di questo zaino qual è? Che essendo comunque a sacco, ok? Quindi con una forma, diciamo, squadrata, ok? Ci entra, ragazzi, la cosa più importante, praticamente un sacco a pelo. In questo caso il Carinthia Defense 4, un sacco a pelo invernale, ok? Che, ragazzi, a questo punto, questo per me è fondamentale. Vedo tanti, no, che sembra che lo strumento per la sopravvivenza, il coltello va bene, l'accetta va bene, il materiale per il fuoco, tutto quello che volete, ragazzi, ma in una situazione veramente di emergenza, in termini di ipotermia, la tenda va bene tutto. Quella cosa più importante, ragazzi, è questo, il sacco a pelo. Quindi va bene spendere soldi, quando molti mi chiedono, ma secondo te che attrezzatura devo comprare per iniziare, se voglio passare giornate fuori, se voglio stare nel bosco? La prima cosa, ragazzi, se volete passare giornate fuori nel bosco, è questo, sacco a pelo. Sacco a pelo buono, non sacco a pelo economico, sacco a pelo buono. Poi io non so dove abitano tutti, ma soprattutto sui climi freddi, appunto come magari dove vivo io, questo qui, ragazzi, è vitale, più di tutto, più di ogni coltello, più di ogni accetta, più di tutto, ok? Quindi questo è la cosa fondamentale. Perché qualora non riusciate ad accendere un fuoco, che abbiate il coltellaccio da 1000 euro, l'accetta o quello che volete, andate in ipotermia, ok? Va bene farsi riparo, va bene tutto quello che volete. Questo qui, anche se voi non accendete il fuoco, anche se voi non vi fate un riparo perfetto, vi salva il sedere, ok? Vi salva il sedere. Vi salva il sedere, anche se voi vi mettete sotto un riparo naturale, su un, diciamo, un avvallamento, eccetera, un affossamento, dove siete un po' più riparati, vi mettete dentro con questo vi salva nelle ore più fredde della notte, vi salva la vita, ovviamente quando avete idea di pernottare fuori, o comunque sapete che c'è che ci potrebbe essere questo inconveniente. Non è che adesso vi sto dicendo fate un'escursione e portatevi dietro 2 kg di sacco a pelo, perché potenzialmente, cioè, per l'emergenza vi dovete, poi per quello ci sono altri sistemi, ovviamente c'è bisogno di più, diciamo, capacità. Comunque sia, quando mi chiedete su cosa devo spendere in primis, tenda, zaino, coltello, accetta, questo, ragazzi, sacco a pelo.
Chi vi dice il contrario, secondo me, vi sta facendo solo, sta facendo solo i suoi interessi per farvi spendere i soldi. Questa è la mia opinione. Questo, ragazzi, per chi vuole fare bushcraft, il sacco a pelo è la cosa fondamentale, perché andiamo in posti dove non prende il telefono, dove comunque magari avete la macchina lontano, avete camminato tanto, siete voi e la natura, voi e le intemperie, voi il freddo. Questa è la cosa fondamentale. E come cosa fondamentale colgo anche questa occasione, perché io non mi sono mai professato a istruttore, professore, eccetera, però quando mi guardo intorno vedo che c'è tanta gente invece che si spaccia per tale, ma che poi alla fine di cose pratiche ne fa veramente poche. Però io mi sento di darvi un consiglio. Vedo degli zaini preparati in una maniera senza logica, ok? Quindi cos'è che vi... Allora, innanzitutto le cose si imparano facendole, ok? Si imparano sul campo. Però per capire se una cosa è utile o non utile dovete usare la logica. Questo strumento qui, se vi ho detto appunto che è la cosa più importante se si decide di dormire fuori in bosco, in montagna, eccetera, eccetera, andare in montagna, passare più giorni fuori, vedo degli zaini preparati a fantasia, con tutta roba, ok, ovviamente lo zaino è piccolo, anch'io attacco la roba fuori, ok, però la roba vitale, importante, deve stare più riparata possibile. Questo è il caso del sacco a pelo. Sacco a peli fuori, ragazzi, io li ho visti molte volte anche da chi fa trekking, eccetera. Il sacco a pelo lo dovete proteggere, deve stare dentro. Deve stare dentro per evitare che si rovini, che si bagni, che si strappi. Ok? Va messo nel posto più riparato possibile, perché questo è vitale. Anche l'acqua, o la portate attaccata alla cintura, perché ha un buon cinturone stabile, o comunque va fuori, non va dentro lo zaino dove c'è questo. Perché se vi prende vi prende una burrasca, vi prende un imprevisto in montagna e dovete bivaccare fuori e sviziatamente avete messo la borraccia attappata male, vi bagna il sacco a pelo, è finita. Ok? Questi sono piccoli consigli, piccoli concetti. Non sono un istruttore, non mi reputo tale. Diciamo che se vi possono essere utili, usate la vostra logica, se li reputate opportuni, adottateli anche voi. Questo è come faccio io, ok? Allora, ragazzi, questo è quello che io oggi ho messo nello zaino. Mi sono accorto che non ho portato il kit rosso con i medicamenti, eccetera, che porto solitamente, ma come avete visto all'interno dello zaino c'era ancora spazio. Vi ripeto, oggi è solo una recensione. Potete vedere il video dell'altra volta, quando abbiamo fatto il campo e l'escursione all'ascesa a Re di Castello. Ve lo metto, il primo video. Non vi dico guardate tutta l'escursione, che magari a chi non è interessato al trekking eccetera risulta tediosa. Vedete la prima parte, che è quella dove abbiamo fatto campo, dove spiego, dove anche lì faccio vedere, ma lì passavamo veramente 2 giorni nel bosco, quindi avevo portato l'occorrente per quella situazione. Come avete visto c'era ancora spazio, quindi non è che c'è lo spazio per portarsi un banchetto nel bosco, no, per 20 persone. Avanza dello spazio per delle cibarie che potete consumare in un giorno e mezzo. Non è uno zaino da 3, 4, 5 giorni in giro, ok? Io porterei roba un pochino più grande. Comunque vedete quello che ho messo in questa occasione. Mancherebbe appunto la patch con piccoli medicamenti, cerotti, eccetera, quello che avete visto l'altra volta, ma comunque abbiamo fatto 3 giorni nel bosco senza niente, quindi con 3 cose, l'altra volta tra i miei video li vedete anche, non è che voglio dirvi che è l'essenziale, quella era una cosa più estrema. Questo, diciamo che già con degli accessori di questo tipo, 2 giorni nel bosco si fanno abbastanza bene, nel senso, no? Ho cercato di, diciamo, simulare un po' gli strumenti. La cosa, vi ripeto, che a me interessava molto su uno zaino piccolino
ma che appunto potesse svolgere questa attività, è la capacità di mettere un sacco a pelo invernale all'interno dello zaino. Come avete visto, qui ci siamo riusciti. Prende spazio, è vero, tutto quello che volete, ma come vi ripeto, io do tantissima importanza nel caso di pernotto fuori al sacco a pelo, che per me è lo strumento fondamentale. Tutto il resto ci si arrangia, se non accendete il fuoco avete un bel sacco a pelo, la notte fuori ce la passate tranquillamente con un minimo di riparo, eccetera, ok? Ma se non avete quello, il fuoco tanto a una certa si spegne, quindi quella è la cosa fondamentale. Materiale per legature, coltello, multitool, torcia, perché la luce comunque serve, ne potete portare. Adesso prendete solo come esempio di... Io ho cercato di mettere della roba per farvi vedere quello che ci va e non ci va, capite? Quindi ne ho portate una, se ne può portare due, si può portare una lanterna, una gavettina, un contenitore per il cibo, eccetera. La borraccia che è rimasta attaccata sullo zaino, di qua, vedete? Comunque in metallo, potete portare assolutamente la Grail, io l'altra volta avevo la Grail, quindi vedete che comunque la roba... Coperta aggiuntiva, si può portare una tenda piuttosto, una lavu, una parte di una lavu, portate metà a parte voi, metà al vostro amico, perché sono due ponci in realtà, no? Come avete visto l'altra volta, insomma, che l'abbiamo usata. Ok ragazzi, niente, per farvi vedere un attimino anche come più che altro io ho allestito, ho comunque personalizzato lo zaino, vedete? Ok? Questi qua vi metto il link in descrizione, io li ho comprati, non sono facilissimi da trovare, quindi mi interessava perché molti mi hanno detto gli spallacci, ho dubbi sugli spallacci, ho dubbi sugli spallacci, con quel sistema lì della Tasmanian Tiger, stavolta mi sembra che non faccia questo sistema, comunque lo assolvete. Questa qua è molto carina, l'ho presa su Amazon, cioè lo zaino ragazzi è costoso perché comunque degli accessori secondo me potevano essere messi. Inclusi comunque uno se li può togliere però comunque ma come tutti i prodotti stavolta costano ma alla fine la robustezza c'è. Questa qui l'ho pagata una decina di euro su Amazon, 12 euro, quindi la trovo molto comoda. Quello che manca su questi zaini secondo me appunto è una taschina laterale per le borracce, che non è una roba da poco, però uno ci si può attrezzare così. Vedete ragazzi, a questo punto, come vi dicevo, c'è ancora spazio, no? Ok? Poi questo lo si può chiudere così, quindi vedete questo spazio qua lo lascerei per, come dicevo, una piccola patch con un piccolo kit da pronto soccorso, ok? Con l'essenziale ovviamente, perché questo è uno zaino essenziale, quindi dovete avere l'ottica dell'essenzialità, ok? Quindi piccolo kit per un'emergenza e il cibo ovviamente, ok? Quindi così vedete, una volta inserito il sacco a pelo, che comunque non è poco trovare uno zaino così piccolo che può ospitare un sacco a pelo, eh? Sembra una sciocchezza, ma non è così facile. Provate, poi mi dite. Un sacco a pelo di invernale di quella dimensione. Quindi avanza ancora dello spazio. Quindi questo qui per farvi rendere conto. Andiamo poi a sistemare il resto che avete visto. Eccoci ragazzi, allora vi ho fatto vedere lo zaino. Lo zaino ovviamente non serve che ve lo dico io, Savotta è famosa per la robustezza dei suoi prodotti. Le cinghiette che avete visto che io ho usato per attaccare il tappetino, potete usarne una per mettere un ulteriore sistema, ok, di chiusura frontale pettorale. Non ha una fascia a livello lombare, quindi questa io l'ho usata durante il trekking, una diciamo striscetta a livello pettorale sicuramente aiuta. Lo zaino si tira, questa cosa mi piace molto, praticamente si tira in questo modo. Ok, con queste fibbie tirando in alto va a tirarsi, comunque sta bello su, bello bello stabile, bello insomma, sta sulle spalle.
bene, diciamo. Lo schienalino che si vende a parte della Savotta si può usare. Se non lo usate, ovviamente il volume del sacco a pelo, quello che sta dentro, un pochettino lo sentite. Certo è che quando inserite e estraete la roba, il fatto che non c'è vi dà un po' meno impiccio, soprattutto appunto in questo caso dove io sto portando un sacco a pelo comunque abbastanza grande. Vi dicevo, io volevo uno zaino piccolo, che comunque con la possibilità di metterci un sacco a pelo dentro, fa da sé che questo mi permette comunque di passare una notte, due nel bosco. Ok, poi le mie parole prendetele, diciamo, è tutto relativo. Come vi dicevo, c'è gente che ha passato una settimana nel bosco con pochissimi strumenti. Ok, io parlo di comunque di una, diciamo, una zona abbastanza di comfort. Ok, quindi spero che non ci sia qualcuno che estremizza da un lato oppure dall'altro. Ok, diciamo che è necessario per passare una o due notti nel bosco. Zaino abbastanza comodo, capite bene che stiamo adattando uno zaino daily pack o comunque da backup a uno scopo che dovrebbe svolgere uno zaino più grande, quantomeno 50-60 litri. Ok? Se lo caricate tanto e ci camminate tanto, tanto non è un'ora o due, tanto è 10 ore. Ok? Ovviamente uno zaino che nasce per quel compito, cioè non c'è storia, è sicuramente molto più confortevole e molto più indicato. Ok? Ma se decidete di fare un'uscita minimal, questo zaino può essere usato anche per questo. Avete solo questo perché l'altro zaino l'avete prestato, eccetera, eccetera. Con questi accorgimenti, questo zaino può fare anche questo. Ve lo faccio rivedere come l'ho adeguato io. Ok? Ragazzi, come sempre, vi metto sotto in descrizione il link dell'altro video dove appunto siamo stati 2 giorni fuori e avevo questo zaino. Se avete domande, io sono a disposizione. Magari non vi rispondo subito, ma comunque vi rispondo. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!